Buonasera Buonasera, ragazzi. ciao a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao a tutti, vedo Alex, Max Copertino, vedo tanti. Un nuovo appuntamento di Giallore. Ragazzi, siamo arrivati alla nona puntata, non ci si crede. Vero. Non ci si crede, nona puntata. Mandiamo un bacio ad Alessio Urrata che è in vacanza con il suo Nico. Ciao Buon Ale, ciao Nico. Viaggio e a presto e a sostituire sento subito la new entry, la nostra vampirona Lilith, in stile anni 80, però anche un po' anni 70, con questi fiori, bellissima. Un mix. Fantastica. E poi ovviamente le nostre due colonne, i nostri due capisaldi. I nostri due capitelli. I capitelli. Due capitoni. I due capitoni. Andrea. Ila lo sa, lei l'ho rinominata la nuova Franca Leusini. Esatto. È vero. È vero, sono la nuova Leusini. Mi farò anche la pettinatura settimana prossima per l'occasione, però la pettinatura. Abbiamo anche Daria che ci dice tutti abbronzatissimi, che belli, grazie. Anch'io soprattutto. Io mica tanto. Esatto. Io ci sto provando, nonostante la protezione 50. Ma te già sei un po' più... Faccio saluto. Allora, partiamo dall'omicidio di Yara Cambirasio, un caso molto discusso, soprattutto perché non si trovava, come sapete, l'assassino ed è stato fatto il DNA praticamente a un paese intero e forse più un caso più unico che raro in Italia. Io ovviamente andrò a raccontare brevemente un po', per chi non lo sapesse, ma lo sanno praticamente tutti, quello che successe nel 2010, ormai... 12 anni fa, quasi 12 anni fa, perché il fatto accadde a novembre. E allora, l'omicidio di Yara Cambirasio è un caso di cronaca nera che ha visto vittima Yara Cambirasio di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010, ritrovata assassinata, pensate, il 26 febbraio dell'anno dopo, del 2011. Il caso ha avuto una grande rilevanza mediatica, oltre che per la giovane età della vittima, anche per l'efferatezza del crimine e per diversi avvenimenti verificatesi nel corso delle indagini, come l'arresto e il successivo proscioglimento di un primo sospettato, le circostanze di ritrovamento del corpo e soprattutto l'estesa indagine condotta sulla popolazione locale, effettuando il test del DNA a oltre 25.700 persone, che ha consentito poi di individuare l'assassino. Il relativo procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre del 2018 con la condanna definitiva all'ergastolo di Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, che commise l'omicidio in seguito ad un'aggressione sessuale. Era venerdì 26 novembre del 2010, Yara Cambirasio è nata il 21 maggio del 97, residente a Brembate di Sopra, attorno alle ore 17.30 si reca presso il centro sportivo del suo paese, dove solita allenarsi in ginnastica ritmica. Lì rimane, secondo varie testimonianze, almeno fino alle 18.40 circa. Dopodiché se ne perdono le tracce. Le telecamere di sorveglianza del centro sportivo sono tutte fuori uso e non risultano utili nel ricostruire i movimenti della ragazza. Alle 18.44 il suo telefono cellulare aggancia la cella di Ponte San Pietro in via Adamello. Alle 18.49 la cella di Mapello, a 3 km da Brembate di Sopra. E alle 18.55 la cella di Brembate di Sopra in via Ruggeri. In seguito il segnale scompare. C'è stata poi la pista di, appunto, un sospettato che era Mohamed Fikri, poi decaduta, e poi il corpo di Yara venne ritrovato in modo del tutto casuale esattamente 3 mesi dopo la scomparsa, il 26 febbraio appunto del 2011, da un aereo modellista in un campo aperto a Chignolo d'Isola, distante circa 10 km da Brembate Sopra in direzione sud-ovest. Vengono rilevati sul corpo numerosi colpi di spranga, un trauma cranico, una profonda ferita al collo e almeno 6 ferite d'arma da taglio. Nei mesi seguenti si ipotizza che la morte sia sopraggiunta in un momento successivo all'aggressione a causa del freddo e dell'indebolimento dovuto alle lesioni. Sul corpo non appaiono segni di violenza carnale. Il 28 maggio si svolgono i funerali nel centro sportivo dove Yara si allenava, seguiti da migliaia di persone, celebrati dal vescovo di Bergamo. E poi passeremo, tra poco vi racconteremo come è successo, l'ignoto 1, il famoso ignoto 1, che ha portato poi all'arresto del colpevole che si è preso l'ergastolo, Massimo Bossetti. Vorrei partire da te, Ilaria. Che cosa pensi di questo caso? Io in questo caso, allora, ai tempi lo ricordo, è un caso unico nel suo genere, secondo me, perché le indagini sono state svolte in maniera capillare. Vorrei ricordare che sono state svolte in maniera così capillare perché la Ruggeri ai tempi, la PM che gestiva le indagini,
fu, uso la parola bullizzata, ma è un po' forte, però nel senso non fu apprezzata, perché comunque il partitismo politico che vigeva qui al nord, di cui non faccio nomi, riteneva che una donna single, un po' naif, che andava a lavorare in Vespa, che era una madre single, che non usava la tinta, cioè Non potesse essere, diciamo, capace di fare il suo non lavoro. fosse adeguata nello svolgere questo mestiere. Addirittura anche perché all'inizio il colpevole perfetto era questa persona di origine africana, quindi c'è proprio, c'è stato proprio il massacro, no? Doveva per forza essere lui perché sono sempre loro, quindi si faceva questa, una certa pubblicità massiva, almeno qui al nord, su questa storia, la solita storia che veniva fatta. Mi Attenzione alle ricordo vostre ragazze. interviste politiche sotto questo aspetto. Mi Esatto. ricordo In benissimo. realtà fu questa cosa capillare che fu fatta, secondo me molto valida, perché l'analisi sul DNA in questo modo ha permesso sicuramente di condurre un'indagine incredibile. Cioè, se vogliamo, vabbè, parlare di qualcosa di, tra virgolette, scherzoso, durante queste analisi sono risultati ben 8 figli illegittimi piazzati in quella zona, quindi stiamo parlando di un paesino molto piccolo, quindi diciamo che le donne Amo dell'età di l'Italia di oggi, ma Esther, soprattutto l'area d'Italia di una volta, dove l'Italia di una c'erano volta donne che perbenista in cui non ci si poteva non si separare, in diceva, cui no, la donna comunque partoriva fuori dal matrimonio, non si diceva. poi Così come c'era. l'uomo, così come la donna che era casalinga e l'uomo che era marinaio, oppure l'uomo che faceva un lavoro fuori Esatto. casa e ne metteva di corna la moglie, però era così. Esatto. Quindi ci sono, trovare in un paese così piccolo 8 figli illegittimi, secondo me è un numero molto elevato. Cioè, adesso al di là di Bossetti, cioè, sono tanti, perché vuol dire che ci sono tanti padri che hanno cresciuto il figlio di qualcun altro. Quello che secondo C'erano anche me molti camionisti, no? Che in quella zona, e quindi probabile anche io. questi. Quello che ho reputato, secondo me, e mi prendo la responsabilità perché lo dico io, quindi mi prendo la mia responsabilità come Ilaria, ai tempi fu ignobile, è stato il filmato dell'arresto di Bossetti, colpevole, innocente, quello che è, ma fino al processo si è giudicato innocente fino a prova contraria, quindi secondo me sbatterlo così al telegiornale è sbagliato. E mi ricordo che ai tempi il ministro della giustizia, Alfano. Alfano, era Angelino. Angelino fece questo discorso parlando di abbiamo trovato prima del processo, ragazzi, quindi ricordiamo Sì, sempre questo: lanciò un tweet, ricordo benissimo. abbiamo trovato l'assassino di Yara Gambirasio che si chiama Massimo Bossetti. Ora posso dire, l'ho fatto io, brutta cosa, ma sicuramente l'avranno fatto altri milioni di italiani. In quel momento, dato che non sei ancora sotto la tutela della polizia del processo, basta che digiti brembate sopra Massimo Bossetti, mi uscì su Google indirizzo, numero di telefono, perché lui era una persona con un'impresa edile, cellulare, via e residenza. Ora, questa persona, al di là della colpevolezza o dell'innocenza, ha una moglie, ha dei figli. L'uscita del ministro, secondo me, ai tempi fu ignobile. No, fu tutto Ricordiamo che c'è. sbagliato. Chi fece quelle famose riprese che abbiamo fatto Vi vedere la ricordate? scorsa volta? Io subito, Sbagliatissimo. immediatamente le ho fatte vedere perché le disprezzo e le condanno, ma vanno fatte vedere perché ovviamente le colpe, secondo me, vanno fatte vedere. Cioè le cose che non piacciono anche vanno fatte vedere, proprio per Era, questo. sembrava tipo propaganda del Ministero della Giustizia che Ai volesse tempi far sì. vedere che era efficiente, insomma. Diciamo che la storia purtroppo della piccola Yara Gambirasio, ahimè, si è legata in un modo che non doveva, cosa che non doveva essere, e non è l'unico caso purtroppo. Vedi, sì, il caso Willy, Ah, sì. anche Esatto. dall'altra parte, ecco, e è diventato un caso politico. È diventato un Purtroppo sì. caso politico. Non dovrebbe, perché comunque È non è quello che così, dice, in però Italia però. purtroppo si usa molto. Dimmi, Daria, così poi sento anche Andrea Alice. E questo per quanto riguarda le indagini. Mi è piaciuto tantissimo l'indagine genetica condotta ai tempi, perché comunque. Cioè, alla fine veramente, mi permetterete, me lo farete passare, è il classico caso del diavolo che fa le pentole, ma non Mai i più pesci. coperchi. Perché trovare sul corpo di Yara il famoso DNA di ignoto 1, e guarda caso si prelevò
tra i tanti che si offrirono volontari. All'inizio, mi ricordo che questa settimana, mentre stavo guardando i dati, ricordavo male, in realtà non era uno dei fratelli di Massimo, i fratellastri, scusate, ma era addirittura un cuginastro. Quindi cioè, siamo andati oltre, perché alla fine abbiamo trovato un parente che non c'entrava niente, che quindi poi dopo stringi, arrivi ai fratelli, gli dici sì, siete quasi voi, ma non siete del tutto voi. E poi manca un fratello. E in realtà, alla fine, Ester Arzufi ha dovuto confessare quello che, cioè, alla fine si è Tra arrivati a poco, tra questa l'altro, famosa Dare, madre. capiremo come si è arrivati a Massimo Bossetti È con stato quella incredibile. operazione Io credo che sì, io correggetemi. mastodontica, quasi In Italia credo mastodontica. che sia la prima volta che si tenta Prima una volta, cosa del credo che poi non si genere. è più rifatto, ahimè, però purtroppo. Invece. Allora, il vantaggio è che Chignolo d'Isola, Mapello, sono tutti paesi molto piccoli, quindi chi come me vive in un paese molto piccolo credo che sia applicabile. Se Eh beh, succedesse a certo, a Roma, Roma non si può Tania. fare, beh, chiaro. Certo. Però È io, ovvio. secondo me, scoperchiare un vaso di Pandora così, in un paese così piccolo come quello dove vivo io, non avrei mai pensato, ma mai. Cioè, che Mai. venisse fuori tutta questa cosa, no. Ilaria, tu sei del nord ed è del nord anche Alice. Io Esatto. dico, è un caso nazionale, però sicuramente chi vive in quelle zone, Alice, sicuramente sente a... ecco, che cosa hai pensato di questo caso 12 anni fa? Beh, intanto dico che quando il corpo di Yara fu trovato, io avevo assistito alla notizia in diretta, quindi tra virgolette ero proprio lì davanti alla televisione, non mi ricordo cosa stavo guardando, avevano interrotto la trasmissione o il film in questione, io ero lì, era una domenica, mi pare. Ed ero rimasta chiaramente colpita. Più che altro mi colpì che poi tutto il clamore, no, mediatico che c'è stato durante una delle tante trasmissioni che se ne è occupato, cioè, mi rimarrà per sempre impresso un servizio che, dove parlavano di Yara e in sottofondo c'era la musica di Twin Peaks. Quindi Ah, era ecco. qualcosa, sì, mi aveva veramente Sì, che veniva inquietato. messa Poi, spesso in questi programmi di giallo ancora oggi, tra sì, l'altro. la sigla di Twin Sì. Peaks avevano messo. E io e anche altre ragazze, coetanee, ma anche più giovani di me, in quel periodo c'eravamo tanto allarmate. Io stessa, mi ricordo, avevo paura di uscire da sola, anche solo per andare, non so, al supermercato oppure fare una commissione così. A quel tempo mio fratello andava a calcio, era inverno, alle 5 di sera c'era buio, io andavo a prenderlo, io dovevo dire, oddio, e se faccio la fine di Yara, e se faccio la fine di Yara. Perché poi Quindi è c'è stato, l'immedesimazione, no, Alice? sì, assolutamente, assolutamente. Un po', secondo me, questo è il delitto di Avetrana, non solo per il clamore mediatico, ma anche proprio perché comunque tra ragazzine, no, capitava di dire no, ma dopo magari fai la fine come ha fatto Yara, come ha fatto la piccola Sara, no? Così. E quindi si era scatenato, non dico panico, però c'era un po' di tensione. Dicevi, sì, ma se dopo quello che l'ha uccisa è scappato e ce lo troviamo qua, Dio. Siamo distanti, però insomma, Ma poi Veneto, Lombardia. Alice, diciamolo tra noi che siamo del nord, è morta di freddo. Cioè io e te lo sappiamo com'è l'inverno qua. Esatto, Io a quello che quella notizia, infatti, guarda, mi sì, sta venendo la pelle d'oca anche adesso. Cioè io è questo, quello che saperla lì così, con il freddo che io e te lo sì. sappiamo com'è il freddo nelle notti, quelle brutte di novembre. Cioè questa cosa. Il giorno che l'avevano trovata, io mi ricordo, avevo la coperta da tanto che c'era freddo, ero anche, non so se ero raffreddata o se ero appena guarita da un'influenza, ero proprio al massimo, cioè, della debolezza, no, da questo freddo. E oltre il freddo, il fatto che lei sia morta in poche parole, proprio quasi di stenti, perché nessuna a quel coltellata gli è stata fatale, è stato il fatto che è stata abbandonata lì come un rifiuto, un sacco della spazzatura in balia
del freddo, della fame, no? Ah, no, proprio è brutto perché immaginate, ora mi viene in mente, no? Non c'entra niente, mi viene in mente l'immagine del film Scream, dove i genitori entrano nella prima vittima di Drew Barrymore, sì. E lei sta a un passo, no? Da potersi in qualche modo anche trovare, no? Si riesce a parlare, no? Se fosse riuscita a parlare, mi immagino Yara per terra, a qualche metro, a qualche un po' di distanza, una strada dove sicuramente anche se raramente passavano le macchine, chissà, forse è passata qualche macchina, lei sentiva solamente il rumore delle ruote, perché non riusciva a girarsi con la testa, immagino, è morta senza salvarsi con delle persone che stavano, no, a qualche metro comunque, perché non riusciva, ricordiamo, ecco, poi a parlare, no? I leggings, abbassati, e il fatto poi che questa, insomma, se posso definire la persona, gli ha tolto la SIM dal cellulare per fare in modo che lei, anche con quelle poche forze che avesse, potesse chiamare un parente, i carabinieri, un amico, cioè proprio non l'ha voluta uccidere, l'ha voluta proprio, cioè farla soffrire fino all'ultimo istante. Il dettaglio della SIM proprio, cioè, mi sta facendo venire i brividi. Proprio Andrea, tu che cosa pensi di questo caso? Beh, intanto che è un caso eccezionale, perché in Italia, ma penso anche al mondo, fare il DNA su 25.000 persone è una cosa veramente eccezionale. Che si può fare, sì, quando i paesini sono limitrofi, sono vicini, e quindi si può, in qualche modo, qui c'è Mapello, c'è Brembate, ci sono altri paesi limitrofi, quindi hanno potuto fare questo, però è stato veramente un lavoro incredibile. E per me, allora, il fatto che... per me il DNA di Bossetti, stando alla scientifica, era presente sul corpo di Yara, sullo slip e i leggings di Yara. Questo, secondo me, è difficilmente... si può negare, semmai perché si trovava lì, ecco, perché si trovava lì, però dire che non c'era a questo punto direi che è molto difficile. È vero che c'è il DNA, poi lui si è pure fregato, perché a quel punto di che l'hai conosciuta, se tu mi continui a dire che non conoscevi Yara Capirasa, è chiaro che uno più fa due. Giorni prima, sembra ai tabulati, che lui giorni prima era lì in Brembate, e 3-4 giorni prima, tant'è che lui frequentava quella zona perché spesso si trovava in un'edicola a prendere le figurine per i bambini e una cartoleria. Quindi sicuramente lui frequentava quella zona. E poi la cella, come diceva anche Tania prima leggendo Wikipedia, delle telefonate del cellulare di Yara ha anche agganciato quella di Mapello, che non doveva agganciarla, visto che lei doveva tornare nella trasportata a Mapello. Esatto, e quindi anche questo. E poi il fatto che all'inizio era ignoto uno, poi piano piano si erano avvicinati, addirittura abbiamo trovato poi Guerinoni, il padre, resumato, sì, credo anche il cadavere. Tutto il processo, ecco, su come, insomma, comunque su come si è passato. Diciamo che secondo me o qualcuno l'ha voluto incastrare, cosa che però mi sembra strana, in quanto... È strano, cioè io capisco. Infatti anche nelle tracce, almeno l'accusa dice... che difficilmente quelle tracce sono state trasportate successivamente manipolando gli slip e i leggings in un secondo momento, ma sono come cristallizzate, diciamo ora in termini un po' così, e cioè che si trovavano veramente nel momento in cui è successo il fatto. Quindi difficilmente qualcuno può aver successivamente diciamo inquinato le prove. Tra l'altro, Andrea, ricordiamo che il movente è stato individuato dai giudici, perché questo è il movente, sì, in realtà, in un contesto di avance a sfondo sessuale, sì. Anche se non c'è stato violenza sessuale, è rimasto scura, è vero, la questo è bello ricordarlo, cioè Yara si è difesa ed è morta illibata, cioè questo è bello, mentre riguarda la dinamica, cioè come è accaduto l'addescamento, è rimasta scura la modalità di aggancio della vittima, cioè se Yara sia salita sul furgone di Bossetti volontariamente o meno. Io credo poco, però io non credo. Se lo conosceva, magari l'aveva già visto, magari gli ha detto ti do un passaggio per tornare a casa, lei forse, anche se non era tanto lontana dalla palestra,
potrebbe anche essere, non è poi così fuori, però insomma, questo non è mai stato Ma accertato Andre, sai effettivamente. che cioè, a noi ragazzine cioè, viene sempre insegnato che Però cioè, se è una persona che cioè, vedi, io dico sia Alice che a Tania, ti viene sempre insegnato, mi raccomando, se sei da sola, mai occhio alle non ci... caramelle, ti danno le le caramelle caramelle degli esatto. sconosciuti, Sì, vero? cioè, Sì, è sì. la Fin prima da quando cosa sono che ci bambina, viene, da noi ci sempre. viene, cioè, è la prima cosa che ci viene insegnata, cioè, sicuramente ad Andrea te non sarà mai stato detto, ricordati quando cammini in una strada, cambia lato se vedi qualcuno che arriva dall'altra Certo, parte. certo. A noi No, però a donne me me lo non ci viene dicevano da proprio bambino, non impresso. prendere cose da sconosciuti se ti Beh, danno quello è un qualcosa. Vabbè, tu classico, sei un sì. criminale, quindi che te sono ti tuoi? Tu sei un criminale. Tu Sei sei un bambino. diabolica, Tu sei una donzella sei come noi. Allora. diabolica. C'è una taglia su di lui. È un uomo diabolico, adesso è strae, ce lo ammazzi. Allora. Povero Andrea. Il 16 giugno del 2014 viene arrestato appunto Bossetti, 44 anni, muratore di Mapello incensurato, il cui DNA nucleare è risultato sovrapponibile con quello dell'uomo definito ignoto 1, rilevato sugli indumenti intimi di Yara nella zona colpita da arma da taglio e ritenuta dall'accusa l'unico riconducibile all'assassino. A dare l'annuncio dell'arresto era appunto Alfano di cui abbiamo parlato prima. Bossetti si arriva attraverso un lungo percorso iniziato dalla scoperta che l'aplotipo Y del DNA di ignoto 1 è identico a quello di un frequentatore di una discoteca vicino al luogo di ritrovamento del corpo, tra l'altro. Che è il Persona famoso cuginastro. esatto, persone estranee ai fatti, fra tanti sottoposte a prelievo del DNA in un'indagine screening, dal quale, tramite l'esame di vari soggetti, del ramo familiare con profilo genetico VV più strettamente correlato, si risale a Giuseppe Guerinoni. Oh, chi è Guerinoni? È un autista di autobus di Corno, deceduto da parecchi anni, nel 1999, identificato come il padre naturale di ignoto 1. Solo dopo molti tentativi e anche con l'aiuto della confidenza di un collega di Guerinoni riguardante una relazione affettiva dell'autista risalente a molti anni addietro, cercando l'allele 26, presente nel profilo nucleare di ignoto 1, ereditato sicuramente dalla madre in quanto non presente, attenzione, nel DNA di Guerinoni, si riesce a risalire ad Esther Arzuffi. Arzuffi, la donna in cui il DNA nucleare corrisponde alla metà materna del profilo di ignoto 1. Sulla base di alcuni indizi, in un controllo stradale mediante l'etilometro, viene prelevato il DNA a Massimo Bossetti, uno dei due figli dell'Arzuffi, e viene verificata la corrispondenza del suo DNA nucleare con quello rinvenuto sulla vittima. La pubblica accusa, con la certezza virtuale proprio della prova genetica, identifica Bossetti come ignoto 1. Altro elemento portato dall'accusa è il fatto che le telecamere di sorveglianza della strada della palestra di Yara avrebbero filmato diversi transiti del furgone di Bossetti davanti al centro sportivo. Tuttavia, per Sì. ammissione del colonnello di Riss Lago, il filmato diffuso dallo stesso Riss sarebbe stato creato in accordo con la procura di Bergamo per esigenze di comunicazione alla stampa. Ed infine, la difesa contesta la prova genetica per la mancanza di DNA mitocondriale di Bossetti. Ci sono andati avanti anni, Sì. Anche fino a poco se tempo quello fa. nucleare può servire per identificare una persona, quindi Non quel nucleare, perché insomma. il mitocondria, cioè perché il problema che si è verificato anche al giorno d'oggi è questo grande problema del DNA mitocondriale con quello nucleare. Con il nucleare riusciamo a risalire chi sei, ognuno di noi ha il nostro bel nucleare che ci viene dato da madre e da padre. Il mitocondriale, che è quello che non sa, vi fa, così fa, faccio lo schema come quando lo faccio a scuola. Questa è madre, uovo, questo è e sono Ecco, quello tanti padri. mitocondriale spiega l'area, spiega quello Ok, mitocondriale. questo uovo è madre, in Ok. cui ci sono tutti i possibili papà che nuotano. Quando papà arriva, il mitocondriale di madre si mangia il mitocondriale di padre perché non serve. Serve tutto quello che è entrato di padre serve solo a stabilire un sacco di altre cose fantastiche che finiranno nel nostro DNA e stabilirà il nostro colore di capelli, il nostro colore degli occhi. Ma i mitocondri, la selezione naturale, ha stabilito che il motore energetico delle nostre cellule sarà sempre e solo quello di nostra madre. Quindi Perché? mettiti un attimino Perché nella difesa di Massimo Bossetti. Cosa diceva la difesa di Massimo Bossetti? la difesa di Bossetti dice che il DNA mitocondriale di ignoto 1 non corrisponde a quello di Guerinoni. E la mia risposta da genetista è, te credo, c'hanno due madri diverse, cioè uno è il padre, l'altro il figlio, per forza. Cioè, infatti, Poi per mi un anno sarà sembra anche che esteso. in quello nucleare ci siano cellule mitocondriali, che Sì.
poi fanno parte. Il DNA di madre. Tra l'altro, loro dicono che la sequenza è solamente parziale, dice la difesa. Si difende tutti, no? Dice che ce ne sono solo 13, ce ne sono 13 su 15, ma 13 su 15, io lo so perché l'ho chiesto a un amico questa settimana, sono sufficienti per stabilire. Stabiliscono sicuramente la paternità da parte del Guerinoni e stabiliscono assolutamente la maternità da parte della Zuffi. Il fatto che il mitocondriale del Guerinoni sia Guerinoni si chiama lui, sì, sia diverso da quello di Bossetti, non importa, anche perché il DNA mitocondriale non si distrugge mai. Quello che prendiamo da nostra madre, che è il motore delle nostre cellule, viene ancora ritrovato intatto nelle mummie. È da lì che noi facciamo un sacco di analisi, perché il DNA nucleare con il tempo si deteriora. Quindi il materiale sufficiente che noi abbiamo trovato... Infatti a Nefertiti non piace questo elemento per quanto riguarda la difesa di Bossetti. Esatto. Ma è trovare anche una seconda traccia mitocondriale, ignoto Ma la seconda traccia si trova sotto il cadavere di Yara e quindi l'ipotesi più probabile è che Yara purtroppo sia caduta sotto quello che potrebbe, possibilmente, passatemelo, potrebbe essere della saliva di una persona che ha semplicemente sputato per terra. Però è sotto. È un po' strano che il DNA di una persona, cioè detto in maniera brutta, Andrea, cioè il DNA di una persona è un po' difficile che finisca sulle mie mutande se non le ha toccate. Certo. Sotto, sulla mia schiena, se sono caduta, potrei avere il DNA di 5 persone diverse. Perché mutande, chi ci ha camminato, chi ha sputato, chi ha buttato un fazzoletto. Anzi, avevano anche ipotizzato che potesse essere una parte di DNA della stessa Yara, addirittura, perché non era così... ben definito. No, che ci sono pochissimi alleli di ignoto 2, sono pochissimi alleli, che potrebbe essere qualunque anche di un gatto. Volevo sapere anche da Alice una domanda secca, credo che da Ilaria e da Andrea mi sembra di aver capito, e anche io, che siamo tutti colpevolissimi nei confronti di Massimo Bossetti, anche perché io non vedo veramente altre di capire, Alice, secondo te anche tu la pensi così, Alice? Il problema qual è che c'è il DNA e difficilmente un DNA lo puoi prendere, non so, spostare da persona a persona. Lui si giustificava dicendo che gli erano stati rubati degli attrezzi di lavoro e quindi per incastrarlo. No, perché lui si parlava anche di cos'era, c'erano anche delle tracce di sangue perché lui soffriva di epistassi, però addirittura la moglie aveva detto che il marito era a casa, però vabbè, tutti siamo capaci di dire. Ha cambiato versione più volte, però cioè ormai non è più attendibile, cioè io se fossi anche la moglie all'inizio era attendibile. A casa, poi quando è la c'era a casa. Sì, poi è venuta fuori quella anche di Saviano, cioè che ci fosse una ditta per cui lavorava il padre di Yara. Sì, ecco, voglio proprio raccontare questo, Andrea, bravissimo. Ecco. Saviano nel 2013, qualche annetto dopo, nel suo libro 000, dichiarò proprio di ritenere possibile alcuni legami tra l'omicidio di Yara, i cantieri edili del Bergamasco, la criminalità organizzata e il traffico addirittura di cocaina. È una storia un po' particolare, perché Saviano affermò che il padre di Yara, il geometra Fulvio Gambirasio, nel 2011 lavorava per la LOPAV, un'impresa edile di Ponte San Pietro che all'epoca era amministrata da Patrizio Locatelli, figlio di Pasquale Claudio Locatelli, imprenditore considerato coinvolto nel narcotraffico. Secondo Saviano, ma questo sempre secondo Saviano, Fulvio Gambirasio, papà di Yara, era stato testimone in un processo contro la famiglia Locatelli e l'omicidio della figlia sarebbe stato una ritorsione malavitosa. Questa circostanza fu in seguito smentita in quanto Gambirasio, interrogato appunto dal pubblico ministero, dichiarò di non aver mai testimoniato contro Locatelli. Per questo motivo Saviano venne accusato di diffamazione nei confronti di Gambirasio e Locatelli, accusa poi archiviata. Tuttavia nel 2016 Saviano tornò sulla questione, affermando di ritenere inquietante che non si fosse indagato in quella direzione, visto che la LOPAV aveva un appalto proprio nel cantiere di Mapello, in cui i tre cani molecolari usati nelle indagini avevano condotto gli investigatori. Insomma, un caso molto particolare. Sì, però se fossero
i vestiti fossero stati manipolati in un secondo momento, visto anche che l'accusa ha detto che dal satellite si sarebbe visto, la difesa, scusate, dal satellite si sarebbe visto uno spostamento del corpo di Chiara, cosa mai accertata, però, anche se ci fosse stata una manipolazione successiva dei vestiti per incastrare Bossetti, chiaramente si sarebbe visto in qualche modo, almeno così ci dice la scientifica, che non è possibile che quella traccia possa essere il frutto di una manipolazione successiva. Però poi tutto ci può stare, per carità. Però secondo quanto dice la scientifica, secondo anche gli indizi del telefono di Chiara che si è agganciato alla cella di Mapello e a tutta una serie, anche al camioncino di Bossetti in qualche modo che è stato ripreso, eccetera, io credo che insomma l'accusa questa volta abbia preso la persona giusta, poi tutto ci sta nella vita. Naturalmente noi chiediamo su questo caso, stando sempre dalla parte ovviamente dei familiari, che poi sono le vere vittime, perché la vittima muore e probabilmente non soffre, perché è credente, sta nel caso fosse in paradiso, ma sono i parenti che poi rimangono in vita sulla terra a soffrire la mancanza di una persona, le abitudini, esatto, il quotidiano. E poi era Gambirasi, una bella ragazza sportiva, frequentava pochi social, se non addirittura non aveva per niente, aveva pochi numeri di telefoni, pochi amici, era una classica ragazza veramente oggi avrebbe 25 anni, avrebbe 25 anni, sarebbe morta tra l'altro nei primi anni, probabilmente si starebbe per laureare adesso, cioè, quindi sarebbe veramente, e forse chissà, sarebbe diventata una grande pallavolista sportiva, come, oppure come si diceva, una bella ginnastica ritmica. Esatto, era una ragazza sportiva, l'avete visto con la palla, l'avete visto con no, con le quelle, era una ragazza in gamba, peccato, peccato veramente. Ciao Faggio 72, ciao a tutti. Allora, ciao. La scomparsa di Susan Powell, io devo dire, Ilaria, ho letto questa storia, non la conoscevo, e adesso la racconterai tu per bene come sai fare tu. Mi ha molto colpito non tanto la scomparsa di questa donna, ma tutto quello che poi è successo dopo. Vai, Ilaria. Allora, questa storia inizia nel 2001, siamo in Oregon, due ragazzi molto giovani, molto belli, quindi immaginate una ragazza bionda, molto carina, che incontra un ragazzo affascinante nella festa, so che tutte le volte sembra che porto sempre le solite tempi, ma è la solita festa religiosa del gruppo religioso dell'Oregon, che sempre. Incontra Josh, quindi Susan e Josh si incontrano, si innamorano e si sposano giovanissimi, quindi a 19 anni Susan lei è bellissima, lei è carina, solare, molto carina, sono una coppia tenera e molto molto dolce. Poco dopo si trasferiranno nello Utah, dove avranno due figli. Quello che noi non sappiamo all'inizio di questa storia è che Josh purtroppo è cresciuto in una famiglia disfunzionale, nel senso che suo padre, Steven, è un dipendente dalla pornografia, quindi spesso ha obbligato suo figlio piccolo di 11 anni a guardare filmati pornografici di un certo livello. Josh ha manifestato alcuni disturbi durante la sua adolescenza, a volte ha compiuto gesti di violenza nei confronti del gatto della sorella. Non sempre si è dimostrato un ragazzo molto equilibrato e non sempre ha manifestato la stabilità che doveva avere. Quando si trasferisce nello Utah con Susan e hanno i suoi bambini, tutto il vicinato è convinto che sia quella che noi abbiamo sempre chiamato la famiglia del Mulino Bianco. Giovani, carini, sorridenti, con un figlio alla fine di 2 e di 4 anni. Quello che non sappiamo è che Susan confida alla sua migliore amica e che lei in realtà non riesce a lasciarlo, perché nonostante la loro relazione apparentemente felice, ogni volta che lei dice a Josh basta, prendiamoci una pausa, lui comincia a minacciare di uccidersi, comincia a minacciare di togliersi la vita. Per tenere a sé legata la donna, esatto, come la classica relazione tossica. Esatto. Ho letto uno studio di recente che prima di riuscire a lasciare un uomo in una relazione tossica tornerai con lui almeno 7 volte, quindi lo dico a tutte le donne presenti: alla prima volta non tornate più, è inutile aspettare le altre 7. Cioè, a tutte quelle che ci stanno ascoltando, no, non ha senso, se siete, no,
Se siete in una relazione tossica, non ha senso tornare da lui 7 volte perché non gli uomini non cambiano, quindi è proprio no. Diceva mia Martini. Esatto. Sì, è vero. Brava Alice. Sappiamo che lui ha problemi di controllo totale nei confronti della famiglia. Settimanalmente affida a Susan 10 dollari con cui lei deve fare la spesa e nutrire i suoi bambini. Quindi spesso lei è costretta ad andare dai vicini per chiedere avanzi per poter dare loro da mangiare. Josh ha il controllo dello stipendio di Susan, del suo stipendio, e lui continua a comprare un sacco di roba, 5 biciclette, un televisore gigante, cioè lui continua a comprare roba su roba su roba, ma reputa uno spreco il comprare cose per i suoi figli. Addirittura la loro relazione è così brutta che Susan sa perfettamente l'ultima volta che sono stati fisicamente insieme, cioè quando è stato concepito il loro secondo figlio. Quindi sono passati 2 anni dal loro ultimo rapporto. Cioè, e quindi significa che non tutto quello che loro mostrano all'esterno o sui social è vero. Nel 2009, la cosa che più mi ha agghiacciato è che Susan, e lo potete trovare tranquillamente su YouTube se lo cercate, fa un video di inventario. Lei, consigliata probabilmente dall'avvocato che aveva contattato, ha fatto un video in cui dice: "Salve, mi chiamo Susan Powell. Vi mostro la mia casa. Come vedete, qui c'è una porta, un quadro, una sedia, lì c'è la tele." E Fa un perché l'ha sacco di fatto? elenco di cose, dicendo che se per caso gli fosse successo qualcosa, non sarebbe stato un incidente. Fa completamente un inventario di case, della sua casa, delle cose che loro possiedono, e sono un'infinità. C'è questo video su YouTube con Susan che mostra un esubero di biciclette, questo garage stracolmo, una casa piena Questo di nel cose 2009. e nove. Sempre nel 2009, un lunedì di mese di dicembre, l'asilo ovviamente chiama casa di Susan perché i bambini dovevano essere all'asilo. È lunedì mattina e non si sono presentati, ma nessuno risponde. Sapete che in America c'è la catena delle chiamate, qualora tu non ti presenti e non riesci a dare una giustificazione. Quindi si riesce ad arrivare alla sorella di Susan, perché né Susan né Josh rispondono alle telefonate. Arrivata la sorella di Susan, la sorella di Susan si precipita a casa della sorella. Sarà successo qualcosa? La sorella pensa che sia una fuga di gas metano, no? Quindi dice magari si sono sentiti male. In Certo. realtà arriva a casa, non rispondono, nessuno c'è. Chiama il 911 la polizia. La polizia, quando sfonda le finestre, trova una casa completamente vuota. La cosa bizzarra è che siamo a dicembre, siamo nello Utah, la casa è completamente fredda, quindi i riscaldamenti non vanno, e sono accesi due ventilatori che puntano su un tappeto come se fosse stato lavato per metterlo ad asciugare o farlo ghiacciare. Questo non si riesce Cosa a mi ha capire. inquietato? Questa Questo cosa è dettaglio abbastanza leggendo mi ha inquietante. inquietato, sì. A questo punto Tra l'altro, questi ventilatori, queste pale che girano, che ricordano molto Linciani anche sotto alcuni aspetti, no? molto Linciani. A Sì. questo punto la storia comincia a prendere una piega assurda, perché mentre la polizia è davanti a casa sua, arriva Josh in macchina con i bambini, che viene anche intervistato. Quindi se lo cercate anche questo su YouTube, ci sono interviste di Josh molto sconvolto, che non sa cosa sia successo, Certo. ma vi giuro, alla domanda come mai lui è lì, lui dice che credeva che fosse domenica, Sì, perché lui vero. ha deciso di fare un gesto spontaneo e ha detto che è partito per portare i bambini in campeggio perché volevano cuocere i marshmallow. Ora, La ragazzi, mezzanotte mi sembra, a siamo a dicembre, la mezzanotte via di con tempo 2 metri di con neve, esatto, a mezzanotte con 2 metri di neve voleva essere spontaneo. Quindi lui ha detto che ha portato i bambini a cuocere i marshmallow, ma poi era talmente spontaneo e felice che non si è reso conto che non solo non fosse domenica, ma che era lunedì. E quindi gli chiedono: "Beh, mi scusi, ma quindi sua moglie dov'è?" E lui risponde tranquillamente: "Al lavoro." E loro dicono: "No, perché non risponde al lavoro, non si è presentato."
E quindi a questo punto succede una delle cose, secondo me, più bizzarre nell'universo proprio totale, globale del mondo, nel senso che lui dice di essere stato in campeggio, la polizia va a verificare questo famigerato campeggio, ci sono le presenze del campeggio dei bambini, Susan è dichiarata scomparsa. Josh, che cosa fa giustamente, dato che non sa dove andare a vivere, decide di tornare a vivere con Steven, cioè suo padre, il pornografo. E la cosa più triste di questo periodo è che suo figlio più grande, che ricordiamo ha 4 anni, in quel periodo fa un disegno della macchina con suo padre e suo fratello, e ovviamente la maestra gli chiede: e la mamma dov'è? Lui dichiara, il figlio più grande dichiara: la mamma è nel bagagliaio. No. Ora, anche Certo. qui la cosa diventa abbastanza bizzarra, perché a questo punto Josh e In sostanza suo la madre era padre, con loro, la lui madre ha era detto che la con loro. mamma è nel bagagliaio, lui l'ha disegnata, è lì. A questo punto i bambini sono piccoli, quindi le testimonianze non possono essere accolte. Quando l'opinione pubblica si stringe in maniera brutale, anche i genitori di Susan contro Josh e suo padre Steven, a questo punto Steven e suo padre fanno l'inimmaginabile. Vanno ospiti in televisione, ci sono milioni di interviste che potete vedere di Steven, in cui Steven, suo suocero, dichiara che Susan era una sgualdrina. C'è Ah, bene. un'intervista, secondo me, agghiacciante, con questo uomo vecchio e viscido, e lei ha sempre dichiarato alle sue amiche che lui era un viscido. Lui dichiara alla conduttrice che Susan aveva questa brutta abitudine di sedersi in braccio a lui, a suo suocero, e dirle che si era appena depilata le cosce e aveva le cosce lisce, se lui voleva sentire le cosce, perché lei comunque ha sempre tradito suo figlio ed è sempre stata una sgualdrina. Infatti, Josh stesso dichiara che è sicurissimo che l'amante di sua moglie sia questo famigerato Steven Kosher, vabbè, anche lì, che è scomparso da tutt'altra parte, ma quindi tipo io sto parlando qui e Steven Kosher è scomparso in Norvegia, Andre. Cioè, viene come se tu dici: Ila è scappata sicuramente con quello, e quindi va bene. Come va a finire questa storia, Ilaria? Così poi sentiamo anche Andrea Alice. Allora, il suocero continua a dire questa cosa. Alla fine, giustamente, i genitori di Susan dicono che c'è una diffamazione. Dichiarano, anche grazie alla sua amica, che lei ha sempre reputato disgustoso questo suocero: ragazzi, vi giuro, mandano la polizia a casa di Steven e trovano 4.500 fotografie di Susan sul computer di suo suocero. Prese di nascosto alcune con solo parti del corpo mentre lei dormiva, quindi vuol dire che mentre lui era ospite a casa loro, lui la fotografava di nascosto. Ovviamente Poi era lei, tribunale, la sgualdrina. esatto, ovviamente almeno in questo momento al tribunale viene un lampo di genio e dicono: ok, Josh, i bambini ti devono essere tolti, perché sennò, cioè, stiamo a far ride, cioè tuo padre, esatto. I bambini gli vengono tolti e vengono affidati ai genitori di Susan. E qui, altra cosa eccezionale, Josh fa una visita psichiatrica da un luminare della psichiatria che lo dichiara un padre eccezionale. Quindi dice che non è giusto che i bambini siano tolti a questo padre, ma che debbano fare costanti visite guidate con un assistente sociale per stare con lui. In quel periodo sul computer di Josh, vi assicuro, e lo psichiatra lo sa, sono state trovate delle foto pornografiche, ma di disegni, quindi dei manga, che vi assicuro che se fossero delle foto sarebbero illegali. E con questo vi ho detto tutto. Però lui è il padre adeguato per poter crescere dei figli. Quindi, sempre mentre si indaga sulla scomparsa di Susan, che è ancora ufficialmente scomparsa, Josh fa delle visite guidate con i bambini, con l'assistente sociale, e qui succede il paradosso.
Una mattina lui si alza, va, preleva tutti i soldi del conto in banca, tutti i giochi dei suoi figli, li prende da casa, comincia a regalarli, a spendere, a fare beneficenze e compra taniche e taniche di benzina. Arriva l'assistente sociale, lui aspetta sulle porte i suoi figli, sbatte la porta in faccia all'assistente sociale, si chiude in casa e dice ai suoi bambini: venite papà, una sorpresa per voi. L'assistente sociale preoccupata prima bussa, chiama il 911 e l'operatore del 911 non capisce la gravità di quello che sta succedendo, quindi le dice di salire in macchina. Lei, scusate la volgarità, dice: ma col cazzo, ma lei ha capito dove sono? Cioè c'è odore di benzina, la prego? A che ci vogliono 20 minuti prima che la polizia arrivi. Josh sgozza il figlio più grande e il figlio più piccolo, che però non sono morti, e dà fuoco alla casa e si uccide in questo modo. Prima di uccidersi manda un messaggio vocale alla sorella dicendo: non posso vivere senza i miei bambini. Ma ora qui succedono le stranezze che sono successe nei mesi successivi alla scomparsa di Josh. La famiglia di Susan ha scoperto... Abbiamo 2 minuti di tempo. Vado super veloce. La famiglia di Susan ha scoperto che Josh e suo fratello Michael hanno aperto un profilo fake Facebook per monitorare tutti i gruppi che cercavano Susan e dare piste false. Michael si è preoccupato che la sua auto fosse demolita, quindi schiacciata a cubo, con una velocità rapidissima. Ovviamente il vecchio socio era finito in galera perché, vabbè, è un pornografo pedopornografico, quindi credo sia uscito l'anno scorso. Ma la cosa più brutta è che l'assicurazione di Susan, dato che è stata dichiarata scomparsa, ha elargito milioni di euro a Josh, che guarda caso pochi giorni prima di darsi fuoco con i figli ha dichiarato come beneficiario suo fratello Michael. I genitori di Susan hanno fatto causa a Michael. Michael 2 anni fa si è ucciso gettandosi dall'ottavo piano. Quindi adesso tutti quelli che possono sapere dove Susan è sono morti, perché il vecchio è morto, anche lui. Non sappiamo cosa è successo a Susan, non sappiamo dove si trovi, non sappiamo come è successo. L'unica cosa che i genitori di Susan dicono è che Josh ha fatto questo gesto non per amore dei bambini, ma perché i bambini stavano crescendo e il più grande cominciava a ricordare e forse poteva testimoniare. 2 creature innocenti. Mamma mia. Alice, tu che cosa pensi di tutta questa storia raccontata in maniera egregia da Ilaria? Io questo caso non lo conoscevo, oggi sono andata a leggere e sono rimasta senza parole. Poi tanti dettagli nel sito che ho trovato non c'erano e Ilaria ha illustrato veramente in modo egregio, proprio come dicevi. Grazie, tu. E io sono veramente, cioè, schifata da questa famiglia di depravati, proprio dal padre al figlio al fratello, che ha fatto una buona cosa, ossia uccidersi, perché se sei complice nel fare una cosa del genere, cioè ti devi proprio sotterrare, proprio sparire dalla faccia della terra. Però questa povera donna non avrà giustizia, perché già il fatto che... Alice, vuoi dire qualcosa anche contro lo Stato americano, che sicuramente è complice? Si dice tanto dell'Italia, che abbiamo anche noi, per carità, le nostre barzellette in fatto di giustizia, però anche qua, cioè, questa persona bisognava togliere i figli, cioè con tutte le famiglie alle quali tolgono i figli perché il papà c'ha la maglietta dei Metallica, perché la mamma c'ha il piercing al naso, invece questi qua che hanno il maglioncino, la camicia con il crocifisso al collo, invece sono padri modello, cioè mi sento di dire solo questo, visto che comunque ieri sera c'è stata una bellissima diretta dove hai parlato di opera. Quando io ho chiesto il DVD di Santa Lucia, anche se ero già grandicella, volevo il DVD di opera, nel negozio c'era una madre di una mia compagna di classe, vedendo mio papà con il DVD di opera, gli ha detto: non devi far vedere questa roba a tua figlia, non sei un buon padre.
Lei che mandava la figlia a 14-15 anni in discoteca fino alle 5 del mattino, e risparmio poi i dettagli delle cose che sono successe, ma immagino che le capirete, cose che, pance che erano così, che dopo sono diventate così, però era mio padre, il mio padre, perché certo. Lui parlava di DVD di opera. Certo. Quindi veramente è una cosa vergognosa, paradosa. È una cosa vergognosa. Queste due povere creature che non avevano nessuna colpa, se non di aver visto troppo, forse. Certo. Le sgotti neanche mentalmente, poi le arsi, cioè le ardi vive. Cioè. Assolutamente. Andrea, penso che... Sì, sono d'accordo in pieno. No, vorrei finire, Alice, dovevi dire qualcosa. No, ho già detto abbastanza, cioè... L'avete abbastanza indignata, no, diciamo che sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, e anche però sul fatto che comunque i genitori della donna hanno fatto, mi sembra, se non sbaglio, causa al dipartimento della... degli assistenti sociali, lì è proprio un dipartimento della giustizia, perché non hanno protetto i bambini. In effetti, da una parte volevano togliere i bambini al padre, perché comunque era accusato anche della sparizione comunque del corpo e della donna, e anche dell'omicidio eventuale della donna, ma dall'altra però non li hanno tolti, li hanno lasciati, quindi creando una sorta di ambiente pericoloso per i bambini. Se fossero stati affidati ai nonni, questo non sarebbe probabilmente successo. Quindi qui c'è anche una certa responsabilità da parte dello Stato americano. La prima cosa che si doveva fare è il risarcimento di 98 milioni di dollari ai genitori di Susan Powell per mancanza, perché sia la polizia che gli assistenti sociali non sono stati in grado di tutelare i bambini. E ricordiamo che a oggi Susan è ancora scomparsa, non c'è la dichiarazione di presunta. Certo, non hanno trovato il corpo, non sono riusciti a trovare il corpo. Mi diceva qualche resto, ma... Tant'è, io credo che Susan avesse anche una... Anche avevo letto che era stato trovato un corpo, che forse poteva essere lei. Vicino a delle miniere, in realtà non è così. Quindi Susan a oggi è ancora ufficialmente scomparsa. Non è né morta, dobbiamo aspettare il trascorrere del tempo per cui verrà fatta una dichiarazione di morte presunta. Certo, perché se non trovano il corpo, effettivamente non ha io può, questa non storia, è. Cioè, io non è. Credo che lui si adattasse anche al lavoro di saper occultare cadaveri in miniere. La festa di Natale l'aveva detto, perché lui è splendido. Certo. Quindi, tra l'altro, quindi, insomma, però purtroppo non il corpo di questa povera ragazza, che i genitori spereranno ancora in qualche modo, ma io non credo che sia viva, insomma, magari, ma credo. Guarda, io ti dico solo questo, io quando il bambino dice dov'è la mamma nel bagagliaio, cioè, veramente orribile. Cioè io poi parlano anche di altre persone, e anche il fratello sarebbe stato complice dell'occultamento, tra l'altro, del cadavere, sì. Ma perché preoccuparsi altrimenti di far rottamare così in fretta la tua automobile e trasformarla in un... Era dentro. Cioè, secondo me lui l'ha ammazzata prima, poi l'ha messa dentro e avrà detto adesso facciamo demolire tutto. Tanto un tubo grande così non la trovi più, basta. Ammazzare è finita. Sicuramente sarà finita sul tappeto di casa. E quindi poi il tappeto... C'era anche del sangue, delle tracce di sangue in casa, insomma, di Susan. Una cosa interessante che ha fatto notare la sua migliore amica, che quella mattina della sparizione, Josh stava cucinando per Susan delle ciambelle, ma lui non cucinava mai, perché sapete che aveva questo problema con il cibo. Quindi gli è venuto in mente dopo che lui avesse potuto drogarla, darle qualcosa per renderla... Perché non era una cosa che lui faceva. Invece lui era tutto preoccupato a fare una cosa che però doveva mangiare solo Susan. Cioè, e quindi la cosa diventa strana, perché è come se io offrissi dei biscotti fatti da me e dico però li mangia solo Alice. E voi mi dite grazie, ma li vuole mangiare? No, li mangia Alice. Per voi c'è altro. Cioè, diventa... Guarda, Ila, dico una cosa... Era la classica famiglia, anche che era devota, chiesa, ma io penso che manco Dio vorrebbe uno così. Manco il diavolo, forse. Ma non lo vuole neanche il diavolo. Manco il diavolo, forse, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Ilaria, di che cosa parlerai la prossima settimana? Allora, settimana prossima, e se butta bene avremo anche una risposta altolocata, perché questa settimana ho contattato a nome della pagina India Oxenberg per farle un paio di domande. Wow! Dato che su Amazon Prime è uscito il suo documentario dopo la fuga dalla setta Nexium e dopo che sono stati dissecretati i documenti, dato che la sentenza definitiva nei confronti di Kate Ranieri è di 125 anni, parliamo di tutto quello che è successo a Nexium, al documentario di India. India per ora ha risposto, che io gli ho scritto che è una donna molto forte, che la ammiro, che le auguro una grande ripresa, una grande forza, complimenti, lei ha risposto grazie, che è contenta, che ancora impara, mi ha scritto che lei ancora impara. Spero mi dia l'occasione di farle un paio di domande sulla setta in settimana, sì, così potremo avere comunque una testimonianza. Benissimo, quindi una vera e propria reporter alla nostra Ilaria. Alice, questa vicenda è agghiacciante, cioè io va avanti da 20 anni e io ancora mi chiedo come sia possibile, cioè perché io dico va bene le sette, va bene tutto, cioè però secondo me c'è un limite. Io però l'unica cosa che so, grazie a India, tutto questo, è che tutti in un certo momento della nostra vita ci siamo sentiti tristi e India dice, ne parleremo la prossima settimana. E quando sei così Puoi fare cose che puoi cadere. Anch'io rimango in terra straniera, questa volta, non italiana. Oggi, lo voglio annunciare oggi perché è oggi il giorno importante, ma ne parleremo la prossima settimana. Vi faccio sentire solamente la voce. Parleremo di... Marilyn. Il caso del suicidio o omicidio di Marilyn Monroe, oggi, proprio oggi. Era oggi, sì. È l'anniversario, purtroppo, ahimè, decennale della sua morte, credo 60 anni, giusto? Se non erro. Purtroppo. E noi la ritrovamento del suo corpo. Faremo luce, i suoi capelli biondi, giallore, il titolo della trasmissione, quindi non potevamo non andare. E parleremo anche dei Kennedy, credo. Allora questo direi proprio di sì, parleremo anche di Kennedy. Alice, che cosa volevi far vedere? La passione. Spero che ovunque sia. Quindi parleremo di Peter Lawford, Jimmy Hoffa, ci saranno tutti. È così pace, ancora senza tempo, diciamo. Ragazzi, che puntata calda settimana prossima. Settimana prossima una puntata roventissima. Ringrazio Alice, grazie Alice di essere stata qui con noi, ringrazio Andrea e ringrazio la piacere, nostra... scusate se sono andati in escandescenza, ma... Anche noi. Certe cose non si possono sentire, ma anche per rispetto invece di quelle persone invece credenti davvero, che sono brave persone e si vedono identificate così. Grazie Ilaria, alla prossima settimana. Grazie a te Tania, davvero, e auguro a tutti. Ciao. Ciao.